sapete qua con mamma mi sono la 104. E perché la 104? E perché stiamo tutto tutte persone anziane. Vabbè, voi siete giovanissimi di spirito. Ah, di spirito sì. Perché dimostrate pure che 80 con poco... anni, 80 anni, tanti sono orgoglioso l'età che ho. Complimenti, signor, com'è il vostro nome? Daniela Carmelinda. Daniela Carmelinda, due nomi. Sì, perché anzi, tre, Daniela, Carmela e Linda. Brava. Mamma si crede che io mi perdevo, allora l'ha messa Carmelinda. Bella, lungo, lungo. Come a Troisi, cioè, vi ricordate con Ugo? Signora, intanto voi oggi, ogni pomeriggio, anche per sfuggire all'afa, vi ritrovate qua su questa panchina. Ah, sì, sì. Qua è la riunione, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda e chi la vuole bruciata. Pure bruciata. Siamo qua per respirare un poco di aria. Ci stanno le piante qua belle, verdi. Quindi al fresco, signore. Un po' di tranquillità. Un po' l'aggregazione. Una bella comitiva. Ma voi da dove venite? Sono varie zone. Da dove? Io vengo da via Tagliamento. Io vengo da via Dalmazia. Voi, signor? Di Avellino. No, da dove? Da quella... Ah, io sono di Altavilla. Di Altavilla, in trasferta voi venite. Vabbè, lui è molto noto. Da dove viene lei? Via Colombo. Da via Colombo. Lei? Via Tagliamento. Via Tagliamento. Insomma, questa è la dimostrazione anche, dicevamo, che con poco si dimostra che si può stare insieme, così come fate voi sulle banchine. Diciamo quanto io dicevo, fessarie e cose, no? Passo un tempo e stavo tutti insieme. Quante ore vi state sulla panchina? Quante ore? Vabbè, signore. Dipende come si riscalda. Devi fare che mi pigliavo attaccotti. No, però dico quando. Devo stare ore, due ore qua. Stavo... Quando se ne va il sole, no? Si scioglie la brigata qua. Mi veniva la ora e c'era via. E a tempo indeterminato. Qua siamo tutti pensionati. Ma tanto qui siamo per passare un retto in compagnia. La squadra titolare da quanti è composta? Sono da 8 anni che facciamo questo riunione. Quelli 8 anni? Allora, lei ha mangiato i macchiaroni, lui ha mangiato spaghetti che vongole. Lei ha mangiato, che hai mangiato? Che mi sono mangiato? Spaghetti. È uno scambio di cultura gastronomica. Sì, sì, e facciamo questo è tutto. Poi voi siete avellinesi, avellinesi. Sì, sì. Se qualcuno vuole sedersi, ci sta... Oh, no, non le faccio pagare niente. Oh, allora, qua si paga 5 euro a persona. Sì. È libera a tutti la panchina. No, devono pagare 5 euro. Signor, ma di questi tempi c'è la crisi. Ma nessuno paga. Niente. Allora, questa è la panchina, come si chiama, hai detto? A 104. E allora un saluto dalla panchina... 104, tanti saluti. E alla prossima.